12 agosto 1984 il Papa viene a Fano, da allora sono passati 40 anni e lei è una tra coloro che ha lavorato per accogliere il Papa e per fare in modo che tutto andasse bene. Innanzitutto, che lavoro faceva? Allora, io ero il direttore tecnico di un'impresa di costruzioni marittime, l'impresa Carnaroli. Quindi organizzavo, calcolavo, eccetera, di questa impresa. Ecco, qual è stato il suo lavoro poi all'interno di questa giornata? È cominciato tutto verso marzo-aprile. Mi ha chiamato per telefono l'ingegner Luzzi Vittorio, compianto, una persona tecnicamente e umanamente molto molto valida. Mi ha detto: Lanfranco, incontriamoci al porto, devo parlarvi una cosa. Mi onorava della sua amicizia. Ci siamo incontrati al porto, mi dice: guarda, tieni la cosa molto riservata, ma il 12 agosto, tra qualche mese, verrà il Papa Fano a incontrare la marineria. E l'amministrazione avrebbe intenzione di fare una cosa tipo la rotonda di Senigallia, senza l'edificio, solo il piano. E è possibile? Perché tu, Lanfranco, fai opere marittime. Allora, col calendario alla mano, abbiamo cominciato a guardare i tempi e tutto quanto per produrre, fare i prefabbricati, tutto in cemento armato, perché in acciaio non sarebbe durata molti anni. E siamo arrivati alla conclusione che il comune, se deliberava entro una ventina di giorni, facevamo in tempo. E l'ingegnere, ci siamo aggiornati, ha parlato con il comune, ha detto: no, non è possibile, per cui dovremo fare un intervento provvisorio. Io nel frattempo mi ero studiato la cosa, ho guardato il profilo del fondale, tutto, cosa c'era di fronte alla rotonda, lo volevano fare questa cosa. Allora gli ho lanciato l'idea di appoggiare il pontone, che era di proprietà dell'impresa, il pontone Fortunato, su una scogliera che non si vedeva, no? E l'idea è piaciuta, è stata portata in giunta e andava bene, per cui io ho fatto tutti i calcoli, i disegni, tutto quanto, e la cosa è andata avanti. Cosa consisteva? Consisteva che il pontone, che è una chiatta a motore, un natante, di 35 metri lungo, largo 10, si sarebbe seduto sopra una scogliera sommersa. E questa scogliera è stata fatta con dei blocchi di calcestruzzo da un metro cubo, presi dai moli, che la regione ce li ha lasciati per qualche giorno, e sopra questi cubi, messi in fila, e tra una fila e l'altra c'era circa 30 centimetri, ben allineati nelle due direzioni, in maniera che si poteva vedere, traguardando da una parte all'altra, se c'era qualche corpo estraneo dentro. Perché il Papa era scampato a un attentato un anno o due prima, no? Poi questa scogliera veniva integrata da delle travi che avevamo in magazzino, delle palancole, per cui, siccome il pontone aveva la prora più alta e la poppa più bassa, avremmo dovuto fare una scogliera in pendenza. E in effetti così è stata fatta, circa una scogliera di 8x20, però per essere sicuri che il pontone si fosse seduto al posto giusto, gli avevamo messo dei pali di qua e di là, di lamiera, palancole, e poi due palancole verso costa con cui lui si teneva con delle corde. Abbiamo realizzato questa opera al millimetro, nonostante fosse in acqua, e poi un pontile. Un pontile era realizzato con dei piastroni, 4 metri e mezzo per 12, con una cornice di putrelle e dentro dei travi di legno su cui poi venivano inchiodate delle tavole.
Questi piastroni sono stati prodotti alla sede dell'impresa, a Rosciano, portati giù con la scorta dei vigili, perché erano 4 metri e mezzo. Erano 4 o 5 di questi piastroni, l'ultimo era messo per traverso, diventava una specie di lunga T e combaciava con altri piastroni che erano messi a bordo del pontone. Quindi diventava un pontile e in cima una piazzola. Questa piazzola avrebbe ospitato l'altare, eccetera, eccetera. Fra l'altro il pontile è stato poi vegliato e custodito giorno e notte. Sì, ecco, mi ricordo che il vescovo Micci, che aveva avuto la relazione e tutto, per capacitarsi della cosa, era venuto a vedere a bordo del pontone mentre lavorava a Senigallia per pulire l'imboccatura del porto, quindi era tutto infangato di nero, tutto. Era salito a bordo, si era sporcato tutto, per vedere di cosa si trattava e aveva capito, quindi, vedendo, dico, qual era la proposta. Ecco, questa proposta qui, mentre era in elaborazione, ancora non in costruzione, perché si costruiva gli ultimi 20 giorni, a un certo momento ha avuto una battuta d'arresto perché è uscita una ditta, la Micoperi. Questa ditta Micoperi, tanto per intendersi, è la stessa ditta che ha raddrizzato la Costa Crociere, quella del capitano Schettino, dell'Isola del Giglio. E questa era una multinazionale, 1.000 miliardi di fatturato, diretta da un fanese che era un marinaio che aveva fatto la scuola marittima a Fano, che aveva fatto carriera all'interno di... e ci teneva assolutamente a fare l'allestimento invece del nostro pontone. Ha presentato un progetto che io non conosco perché mi sono tenuto fuori, che prevedeva una piattaforma su 4 gambe posate a 100 metri dalla costa e con un lungo braccio di una gru enorme, braccio tralicciato, un traliccio di 4 metri per 4 metri, all'interno del traliccio il Papa sarebbe andato fino alla piattaforma a celebrare la messa. Voi avevate dovuto studiare anche tutte le maree? Sì, ecco, per realizzare l'iniziativa, far sedere un pontone di 350 tonnellate su una scogliera nella quota giusta era necessario conoscere le maree. E le edizioni della Marina non erano precise, poi si riferivano per esempio a Venezia, non a Fano. Allora sono andato all'Università di Ancona e mi hanno calcolato al computer tutto il diagramma delle maree, però per disegnarlo l'ho dovuto disegnare io, loro ho mandato i massimi, i minimi, i flessi su quello disegnato la marea di 1 migliaio di ore. 1 migliaio di ore per vedere e poi controllavo man mano se rispettava, e rispettava al centimetro la marea. E durante tutta la visita del Papa non c'è stata marea, c'è stata per circa 4 ore medio mare assoluto, un pianerottolo, è una cosa stranissima che può capitare ogni centinaia d'anni. E quindi abbiamo realizzato questa scogliera con l'aiuto anche di un sommozzatore, e il pontile, tutto quanto. Abbiamo dovuto vigilare sui boccaporti quando il pontone era attraccato in porto. E perché avere il Papa Fano era pericoloso. Sì, no, ma nei boccaporti ci potevi nascondere dentro anche un maiale, lo cercavi in un mese non lo trovavi perché era pieno di corde, ganci, botti, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo dovuto fare attenzione che non ci fu, perché a quei tempi il timore di un nuovo attentato era molto diffuso, insomma. Ecco, comunque lei per 2 giorni non ha dormito, non ha chiuso occhio. Sì, perché per zavorrare il pontone dovevamo usare dell'acqua, ma l'acqua è una
Zavorra infida, perché se il pontone si piega, l'acqua va dalla parte dove si è piegato, aumenta il peso in quella zona lì, si piega ancora di più. Quindi abbiamo dovuto calcolare al millimetro le maree, tutto quanto, e poi zavorrare proprio lo stretto indispensabile. Ecco, a parte il lavoro, che cosa si porterà sempre come ricordo di quella giornata? Beh, della giornata più che altro dei 2 o 3 giorni precedenti, quando c'è stato il clou dal punto di vista professionale, eccetera, eccetera. Poi l'impressione di questo pontefice, che era ancora una persona estremamente affabile, vigoroso, e questa visita a Fano. Ecco, dopo io personalmente non ho partecipato alla cena perché ero stanchissimo. Però era in sesta fila. Non avevo dormito, sì. E ho lasciato l'invito a cena a mio padre, che ci teneva tanto, eccetera, eccetera. Quindi la giornata per me è finita. Quando il Papa si è imbarcato dal bordo del pontone, dietro sul Cigalin, questo peschereccio, che tra l'altro era un peschereccio vecchio vecchio e pescava molto, abbiamo dovuto realizzare anche un piccolo canale per permettergli di avvicinarsi alla poppa del pontone.